Se sei d'accordo, ci sarebbero alcune domande che magari, alle quali hai già dato risposta, comunque involontariamente nel tuo intervento. Un attimo solo che le tiro fuori e poi vediamo insieme quali potrebbero essere quelle di tuo interesse. Allora, dunque, un attimo che prendo. Sono alcune domande che magari posso anche dare, alcune risposte le posso dare io. La domanda è lecito richiamare il personale della scuola alla consultazione giornaliera del sito istituzionale, abolendo ogni forma di avviso scritto da avvistare a mano? Certamente. Cioè, che amministrazione digitale saremo? Che amministrazione, non utilizziamo gli strumenti della digitalizzazione, diciamo, di un'amministrazione digitale. È evidente che nella mia scuola, per esempio, già da 5 anni nessuna informazione viene più trasmessa né cartacea né anche per email, in quanto riteniamo che l'email sia uno strumento dispersivo per trasferire e trasmettere informazioni, poi non si ha la certezza della lettura, magari l'ha letto il marito, il figlio, il nipote, oppure qualcuno l'ha cancellato. La staticità, diciamo, di un'informazione presente sul sito consente a tutti di essere letta. Nessuno può, diciamo, non leggere ciò che è esposto in un sito istituzionale. Il sito della scuola è un gov.it, quindi appartiene a siti istituzionali. Dirigente da un ordine di servizio, da domani le informazioni potranno essere assunte esclusivamente dalla pagina tal dei tali del sito, punto e basta. Quindi direi che si può, utilizzando i modelli di porte aperte sul web già predisposti per la firma e per diciamo la firma di lettura di alcune informazioni, quindi noi possiamo anche ricevere un report che ci dice chi ha firmato, chi non ha firmato e così via. La firma che utilizziamo noi è la firma elettronica prevista dal CAD, cioè l'autenticazione sul sito web, non utente password. È ovvio che nel momento in cui lo SPID entrerà nei nostri siti ci sarà ancora più forza, questa firma elettronica sicuramente diventerà una firma molto più potente, molto più importante. Altra domanda, verranno date informazioni sulla segreteria digitale, cioè in questo contesto informazioni sulla segreteria digitale non erano previste, anche perché la situazione, almeno io ho girato parecchie scuole, è abbastanza confusa. Ci sono soluzioni di tutti i tipi, diciamo, da soluzioni artigianali che io sconsiglio vivamente di utilizzare, a soluzioni invece che hanno una, chiamiamola, certificazione di processo, ecco, per intenderci. Quindi state molto attenti a ciò che vi viene offerto sulla segreteria digitale, non chiedete porte dal retro, nessuno deve poter entrare da dietro a modificare quello che c'è dentro, quindi questa è una cosa molto importante, perché magari molte aziende vi dicono: guardi, ma non c'è problema, poi dopo lei può entrare con l'altra password a cambiare le cose. Ecco, queste sono cose pericolosissime, quindi noi abbiamo bisogno di strumenti seri, di strumenti che ci diano una certificazione di processo, non semplicemente degli strumenti che già noi avevamo da anni. Archiviare un file in una cartella siamo capaci tutti. L'importante è metadatare le informazioni e archiviarle in un ambiente sicuro, come prima ho tutto accennato Gianni Pezzadori. Verranno date indicazioni sulla stesura del regolamento. Quale regolamento? Perché regolamenti ne abbiamo tantissimi, qua non saprei chi ha fatto questa domanda, magari se può aggiungere quale regolamento possiamo anche affrontare il problema. Mario, sarà il regolamento di pubblicazione sul sito? In albo? Sito. Quello credo che ci sia già qualcuno che sta lavorando sulla ripubblicazione, diciamo, di un regolamento delle pubblicazioni in albo, però lì non vorrei allargarmi più di tanto. Posso, Mario? Prego, prego. A mio avviso è corretto pensare a un
regolamento light per la gestione del bando. Questo per diversi motivi, più che altro per un tema di tipo organizzativo, nel senso che esiste da normare un processo di pubblicazione del sito, sul sito, e esiste da normare tre diverse modalità. Poi nel rispetto, cioè, il signor Penso Doria sta facendo un lavoro con Agid di cui avete parlato inizialmente, però c'è tutto un tema, ad esempio, sulle tempistiche di pubblicazione che sono molto rilevanti. Siamo separati dagli archivi che sono diversi,
siamo separati dalle mete informazioni che dovrebbero invece aiutarci a ricomporre l'informazione. È stato un colpo di tosse o vuoi intervenire, Ernesto? No, è stato un colpo di tosse. Ah, ok. Allora, quindi sborsare soldi per ora sono da sborsare, è chiaro, non c'è ancora una soluzione nel mondo del software libero che ci possa consentire di gestire l'archiviazione digitale e la conservazione dei documenti nel rispetto delle norme. Presto magari vediamo se riusciremo a fare qualcosa, abbiamo esponenti del software libero, della Linux, del gruppo Linux, quindi vediamo un po' se può nascere qualcosa anche da questa giornata, come poi è nato qualcosa 13 anni fa per quanto riguarda i siti web, l'accessibilità e l'usabilità della nostra informazione. Prego. Ah, è cascato Ernesto, speriamo non si sia fatto male. Ecco che sta chiamando, vediamo se è fatto male, mi sa. Vai Ernesto, dovevi dire qualcosa? No. Esatto, ci mettere il flop, dai. Dunque, tra obblighi, adempimenti, lacci e lacciuoli, a quali le scuole, gli uffici sono chiamate? Mi intendo, perché il mio ad esempio non abbia previsto albo online? Come viene soddisfatta la pubblicità legale, ad esempio, dei bandi per l'acquisto di materiale senza il servizio di sistema informativo? Questo è molto importante, cioè noi da sempre lamentiamo la mancanza dei gov.it vicino a istruzione e da sempre rimanchiamo che il sito del Ministero della Pubblica Istruzione non è dotato di quegli strumenti relativi alla pubblicità legale che invece sono obbligatori per un sito web di una pubblica amministrazione. Vediamo, speriamo che magari prima o poi esca qualcosa. Dunque, come viene soddisfatta la pubblicità legale? Non è sufficiente la pubblicazione degli uffici? Insomma, sono un po' domande così. Diciamo che non è sufficiente la pubblicazione delle news, cioè se c'è pubblicità legale, io vorrei ricordarvi, anzi, diciamo che sono dimenticato. Una sezione chiamata albo o albo online. Esatto, esatto. Questo news c'è già prima del provvedimento che delle linee guida che farà la AGID, un vecchio padrone di GPA che prevede l'istituzione di questa sezione, che è una sezione obbligatoria. Al momento io credo che ci siano 4 sezioni obbligatorie in un sito web di un'amministrazione, oltre alle altre che sono facoltative. La prima è quella di comunicazione istituzionale, comunicazione e avvisi. La seconda è quella relativa all'albo online per assicurare la pubblicità legale dei dati. La terza è amministrazione trasparente, che è obbligatoria per il decreto 33. E la quarta invece è la parte relativa ai servizi online, che devono poter essere quindi fruiti telematicamente non soltanto presso lo sportello. Io volevo solo richiamare l'attenzione a quello che significa pubblicità legale. L'articolo 32 della legge 69 del 2009 parla chiaro: la pubblicità legale viene fatta sui propri siti e non su altri siti. Quindi un albo costruito su un dominio che non è quello del gov.it della nostra scuola e le cui informazioni vengono poi sparate in buchi chiamati frame, in pagine degli albi delle nostre scuole, ecco, io posso dire che quelli non sono albi, non rispettano l'articolo 32, cioè sinceramente un albo per quanto mi riguarda deve necessariamente essere presente fisicamente sia per quanto riguarda le tempistiche di pubblicazione, i materiali pubblicati e le responsabilità relative alla pubblicazione direttamente e solo sul sito web della nostra scuola. Quindi io, per quanto mi riguarda, vi invito a non pubblicare in ambienti diversi dai gov.it della vostra scuola. Qua non voglio fare pubblicità di servizi già attivi, però sappiate che l'articolo 32 è molto chiaro. Alla fine dell'articolo c'è scritto nei propri siti web e il concetto di proprio, di proprietà, sì, propri siti istituzionali, sì, grazie. Ecco, e il proprio si lega intimamente con la identità. Non è che proprio significa semplicemente mi sono comprato una pagina web da qualche parte. Cioè significa identità, quindi
riallacciandoci anche al discorso di questa mattina sullo SPID, ma in questo caso l'identità è quella della pubblica amministrazione. Noi solo con un gov.it possiamo garantire l'identità della nostra amministrazione, quindi che venga sempre tenuto in considerazione l'articolo 32 della legge 69 per quanto riguarda la pubblicità legale. Altre domande? Avevo scritto che per questo è opportuno il regolamento, perché nel regolamento uno dei primi articoli dovrebbe essere proprio quello della ricognizione di qual è il sito istituzionale, che fino a modifica nella direttiva 8 del 2009 deve essere proprio quello. Perfetto, sono contento di aver sempre detto queste cose. Perché a volte magari pensavo, io esagero, no? Rispetto alla lettura delle norme, ma mi sembrano che queste norme siano molto chiare, molto esplicite, ecco. Quindi invito tutte le scuole che hanno l'albo non nel proprio sito istituzionale di riportare urgentemente l'albo nel sito istituzionale, anche per avere una garanzia sul rispetto delle norme del funzionamento di questo albo. Domande in diretta? Io non ne ho più elencate. Ernesto, sei sceso o hai abbandonato? No, ahimè, la connessione che è stata curata per una parte quando inizia a parlare fra le pinze. C'è qualcuno che vuole fare domande? Microfoni vaganti mi sembra che non ce ne siano in giro, per cui bisognerà venire qua. Sicuro che non è. Ecco, prego. Purtroppo deve venire qua, oppure parla fortissimo che dopo mi ricordo. Perché devono essere quindi inseriti sul sito. Questo è un passaggio che non ho capito ancora, se potete darmi qualche chiarimento. È scappato un attimo, credo di richiamarlo io. Volevo ricordare però che una pubblicazione in albo è statica, cioè non può essere ripresa, modificata, allegato un altro documento. Una pubblicazione in albo sui siti Drupal, per quanto mi riguarda, fatta la pubblicazione non consente più a nessuno di modificare l'informazione. Quindi la pagina pubblicata in albo è una pagina necessariamente statica. Se dobbiamo creare un albo fornitori, o ne creiamo uno all'anno e lo mettiamo staticamente, no? Dentro all'albo, oppure dobbiamo, se è un albo dinamico, dovremo necessariamente metterlo in un'altra zona, magari in amministrazione trasparente. E comunque la costruzione di un albo, io ho guardato un po' i siti delle università, la costruzione di un albo fornitori è come fare una gara proprio, cioè si fanno le distinzioni fra specie fra tipologie merceologiche e si fa l'albo sulla base delle tipologie merceologiche. Ovviamente adesso ci daremo da fare anche fare l'albo fornitori, non è una cosa. Sì, bisognerà riuscire a costruire anche questo per i nostri siti.